Ciao a tutti! Ciao! Buongiorno, enormi da tutta la family, aspettate, il cane qua dietro. Jason non c'è come al solito, però sta riprendendo e li saluta. Ciao! Ecco, almeno quello. E finalmente la nonnina di casa, che tantissimi di voi, ma fallo vedere la nonna, non si può vedere, vogliamo vederla. Allora, siamo qui tutti insieme perché? 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 Perché viene mangiare. No, volevamo fare un video un po' diverso, come tanti invece avete chiesto. Eccoci qua. Allora, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 piatti, 1, 2, 3, 4, 5 pizze. Prese tutte alla Lidl, tranne questa S lunga. E abbiamo questa la pala, 4 formaggi S lunga, questa alta del Giuseppe. Ma è la stessa marca di quella? È la stessa marca, sì. Perché questa è pala, però questa è pala, la pala, pala, questa è alta. Poi abbiamo questa qua, Italiamo, che c'è dentro lo speck, insomma, eccola, asparagi, e questa alta della Cameo Regina. Adesso... Perché? Oh. Ma spiega perché le proviamo. Però volta mancherebbe la mia surgelata. Mancherebbe quella del papi, vero? Comunque, vabbè, quindi adesso le voteremo. Le voteremo, le assaggeremo un pezzettino per uno. E vediamo quella più buona. E poi vi diremo comunque quella più buona. Allora, io direi, fa una bella cosa, le apri, fai vedere prima di tutto il confronto. Ah, è vero. E dopo, che quando è cotta, fai vedere la cioè, da come certo si presenta la realtà. Dopo lasciamo le scatole, mettiamo avanti quando è cotta questa, così, e poi le tagliamo. Comincia a aprirne una. Allora, cominciamo a vedere. Aprire questa, che è quella, il tranciotto qua così, la pala. Okay. Me le lascio nel sacchettino intanto, dai. Dopo le apriamo, le cuociamo. Questa così. Poggiamo. Vabbè, il confronto sarebbe da fare quando sono cotte. E dopo lo facciamo anche. Però giusto per vedere anche come si presentano appena aperte. Okay. Sono surgelate, non è che adesso devono essere già belle. Quando sono cotte facciamo manti, calde. Man mano che le togliamo facciamo vedere. Sì. A me ispira questa. E anche a me. Anche a me, 4 formaggi mi ispira parecchio. Vabbè, qua ci sono tutti i formaggi. Così, incartate adesso su, poi vediamo. Poi c'è questa qua alta, che sarà un bel confronto con questo, mi sa. Alta regina, vediamo, non lo so. Chi lo sa, giudicheremo. Questa, come vedete, è alta. Ok, alta, ma non mi sembra niente in particolare come si presenta, però boh, a me si così provano sul gelato. Dopo cotta, va bene. Regina, anche questa vediamo è alta, e la mettiamo in parte quella. Non confondiamole. Questa è più alta. Allora, questa è più alta, è la questa ha meno pomodoro, mi sembra. È molto più alta. Meno pomodoro. È più sugosa, sì. È un po' più gonfia questa, un po' più lievitata. Un po' più soffice. Un po' più soffice. E questa voglio vedere. E questa con crema di asparagi, provolone e speck alto adige. Sembra buona. IGP. A vederla così, dopo... Vediamo. Dopo assaggiare. Chissà cosa ci sarà sugli asparagi, no? L'orto intero. Con quello che costa, non li aspetti. Allora, si presenta, però, carina, dai. Un po' di verde c'è. Un po' di verde c'è. Si presenta, si sfiziosa. Ah, è crema di asparagi. Crema di asparagi. Ah, ci sbagli. Va bene, dai. E qua dietro. Allora, niente, dai, adesso andiamo a scaldare. Ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un attimino, ci vediamo dopo. Ecco la prima. Esselunga pizza 4 formaggi surgelata. Così è cotta. Come si presenta? Adesso la tagliamo. Allora, il taglio, ti dico già che non è croccante. La senti. È un taglio è umida tagliarla. Ok. Sembra Beh, proviamo. Aspettiamo un attimino che è pronta anche l'altra, così poi le assaggiamo tutte e due insieme. E poi intanto mettiamo dentro le altre. La pizza, la pala, Taverna Giuseppe, Margherita, acquistata a Lidl. Ok, vale, la tagliamo così. È già più croccante questa. Si sente già più croccante, c'è, infatti, esatto. Sì, la crosticina la senti più croccante, la senti. Profumo non sembra malvagio. Vabbè, va bene, comunque dai. Come si presenta la realtà, dai, ci siamo. Sì, allora le assaggiamo adesso, intanto ci sono le altre due dentro, possiamo assaggiarle. Sicura? Sì, dai. Vabbè. Attenzione che non brucino quelle là. Proviamole. Allora, quindi proviamo queste due. Sì. 4 formaggi. Se lunga. Voilà. Non farà il volo, ma proviamo. Quale vuoi? Tu, nonna, guarda. Leccettino. Guarda quello asciutto. Questo. Vai. Guarda, nonna, anche qua che c'è un iniziamo con questi 4 formaggi. Iniziamo a provare quale 4 formaggi prima. Tu li can, vabbè, tu mangi a stracadero. No, vabbè, non esagerare. Provo anche io quella piccolina intanto. Vediamo.
E io? Marito, vai. Il sapore della mozzarella è buono. Sì? Sì. Dopo allora, il profumo, profumo quattro formaggi, sì, con cordone si sente. Sì, si sente bello saporito, diciamo. Però cioè, un po' è un po' chewing. Un po'. Però è buono il gusto. Sì. Ma non credo neanche che andasse lasciata dentro di più, perché comunque sì, poi secca. Il gusto però è buono. Buono. Il gusto è buono. Non è male. Buono. Non è male. No, cioè ne siamo abituati con la tua che è croccante da forno appena tirata fuori, cioè il forno con la questo pietra. Questo è saporito. Però il gusto sì, il formaggio è buono, si sì, sente bello profumato, buono. Buona questa, mi piace. Ancora sì, pezzo. No, proviamo no, l'altra, poi mangio. Quale vuoi, quella? Sì, va bene. Adesso proviamo anche la... Aspetta, aspettiamo Alan che sta finendo con le quattro formaggi. Te cosa ne dici? È sciotto, sembra come la pizza fritta presente. Umidiccia. Canna. Questa la mia italiana si sentiva che era già più croccantosa. Io sì, prendo la parte qua del... Che te, non è male, diciamo la verità. Anche te questa. Adesso, adesso proviamo tutti la questa pina, qua, la pala. La pala. Vai, andiamo. Questa è già più croccante. Sì. Però anche se devo dire nel mezzo, però sì. Giustamente non c'è quattro formaggi, meno saporita. È vero. Mangiabile. E pizza surgelata. Il sugo lo senti da, non so. Non è male. Non è male, ma no, Spy. Spy, basta morire. Quattro formaggi, un'altra cosa. Però se devo dire tra le due, adesso che intanto che abbiamo provato queste, però preferisco quella più saporita. Però non è malissimo. Non è malissimo. Io intanto non è male. Io direi di andare col voto non da 1 a 10, ma da 1 a 5. Ah. No, no, da 1 a 10. Allora, questa, se devo dirlo, gli do un 6,5-7. Come pizza surgelata, ovviamente. Non come pizza. Logicamente, come pizza surgelata. Qual è il 4 formaggi? Gli do un 6,5-7. Come pizza surgelata io gli do... 7,5. Ah, qual è il 4 formaggi? 7,5. Alla pala? A 5. Alla pala. Io gli do 6. Alla... 4 formaggi. Alla 4 formaggi. E la pala... Io gli do un 5,5. Sì, anch'io 5,5. Anch'io 5,5. Faccio 6,5. E 5,5, aspetta, nonna. Fammi provare ancora. 7 quella, io provare ancora una fetta per capire. E 5 all'altra. E 5 all'altra. Cioè. Adesso intanto abbiamo dato il voto di queste, aspettiamo le altre allora, dopo. Ok, adesso abbiamo preparato pizza della Cameo, pizza regina alta, impasto alto e soffice, margherita, la tagliamo. Ah, bello soffice, a chi piace la pizza alta? Eh beh sì. Eh sì. Nel Spy ti piace anche te. È arrivato anche lui, adesso faccio saltarlo. È bella, bella soffice, bella morbidosa, si vede, sì, eh? Sì, sì. Cotonosa. Non si dice, però fa niente. Aspettate che vi faccio vedere bene com'è così, come si presenta, bella alta. Bella morbida. Sì, Spike. Shh, basta. Il prodotto come si presenta sulla confezione, il prodotto della realtà. Questa è la pizza margherita alta di Taverna Giuseppe, quella acquistata al Lidl. Confezione, si presenta così, realtà così, non c'entra niente, come potete vedere. Sì, beh, neanche la Cameo, non c'entra niente con la figura, sì, ma logicamente... Esatto. Uguale, non c'entra niente. È così. Cioè, boh, vabbè, importante che sia buona. Speriamo, vediamo, adesso facciamo appunto il confronto con queste due alte. Che dovrebbero essere più o meno simili, però già la tipologia, alto. Quella della Cameo alta al doppio. E infatti. Ah, però anche questa qua, dai, sofficiosa, ma non come quella della Cameo comunque. Ok, quindi paragoniamo le due. E adesso le assaggiamo. Quella della Cameo. Ed eccoci qua. Iniziamo con la Cameo. Cameo. Prendete. Le due metà. Le due pezzettini piccolini. Pecchini. Alla nonna e alla Shari. E io prendo questo e vi voglio farvi vedere che comunque... Cioè, la sofficienza c'è. Sì, è molto alta soffice. Alta e alta. Proviamo. Proviamo. Diciamo che il pomodoro è buono. È dolce. È dolcino, sì, è vero. Buono, il pomodoro è molto buono. Beh, anche la mozzarellina sopra così, un po' seccottina, però, ma è cotta un po'. L'impasto sì, è morbido. Molto. Però a certi punti anche friabile. Non è male. Non è male. Non è male. Sinceramente no. Una crostina bella fragrante adesso.
A me piace questo. Saporito. L'abbiamo cotto nel fornetto quello lì ad aria elettrica, nella friggitrice elettrica. Ma a me piace questo, il gusto è molto buono. Non mi dispiace. Però da pizza surgelata io do sempre 6.5/7. No, io voglio provare quella prima di dare il voto. Per adesso, hai ragione. Infatti prima... Aspettiamo. Anche se non è un versus, però in questo caso vendole qua, voglio parlare. Vendole qua insieme, certo che sono alte, hai ragione anche te. Boh, a me non fa impazzire troppo. Vabbè, due pezzettini piccolini, voi due. Ah. Vogliono piccolino loro. Se si stacca. Voilà. Comunque mi piace. Non è male. Questa, vabbè, anche questa però dai, non è che... Cioè, è altina anche questa, comunque. Insomma. Allora, io già a vedere, solo a vederla vedo l'impasto... Che è come l'altro, quello che era più piccola. Lo vedo già che è così. Proviamo. Saporita la cammella. Sì, un'altra cosa. Anche il pomodoro qua senti che è diverso. Sì. Questo è più dolcino. Al mio palato questa volta ti do maggior punteggio. Tante volte la sottomarca è buona. Però stavolta no, preferisco Cameo al suo perché. Come gusto l'altro. È vero, questa è un po' insipida. Mangiabile. Allora, Cameo io questo gli do 8 per adesso. È la più buona che ho provato fino adesso. Che io non sono un amante della pizza alta, perché a me la pizza alta non piace. Di questo, tu so che sai che fai la pizza. Io... Tu, no, aspetta, tu questa? Io questa qua gli do 8. Allora, io adesso alzo 7 e questa gli do la sufficienza, 6. Non voglio essere cattiva perché comunque non è malvagia. La prima. Sì. E 5 è questo. Allora, 6.5, 5.5. Ho detto da mio marito, cioè lui fa la pizza, lui fa la pizza dall'impasto e perciò sì, ma non, cioè questo è roba industriale comunque. Però questa è buona. Molto, cioè, senti anche quando un po' più il pomodoro dolcino buono. La forma... dà quella non so che, c'è un sapore diverso. Non so per... Sì. Dopo anche questa. È cibo, è buono, è mangiabile, non è. Perché comunque è una pizza, se ci voglia una sera riscaldate una pizza. E sicuramente questa l'abbiamo... Adesso non mi ricordo i prezzi, ragazzi. Cioè, l'abbiamo pagata di meno della Cameo. Era in offerta la Cameo, se non sbaglio. Sarebbe stato interessante dire i prezzi. È vero, non me li ricordo. Ma cosa era bello fare? Mischiarle tutte. Quella 2,50 mi sembra. Perché magari qua ti fai sostituire un po' dal marchio, capito? Che in questo caso no, perché beh, è più buona. No, vabbè, non è suggestionare dal marchio, perché comunque lo senti, l'abbiamo provata. Questa comunque c'ha un pomodoro anche diverso. Però in generale tendi a pensare che quella sia più buona. Perché comunque è buona. Anche noi abbiamo visto quando mio marito fa la pizza, lui, che vuol dire anche il pomodoro. Se il pomodoro è buono, lui fa l'impasto che è buono, perché è diverso, lo fa lievitare 3 giorni, lo sapete che lui fa la pizza in casa, ecco, tutto di qua. E quello già conta, l'impasto, una farina buona e tutto quello che deve metterci. Però anche il pomodoro dopo, quando va su a farcire la pizza, deve avere il suo perfetto. Vuol dir tutto. Anche pomodoro quello. Sia. Che... Ne abbiamo provate tante marche. Ultimamente abbiamo preso qualche pomodoro che è troppo concentrato. Cioè, dipende, di quella quantità... Ma anche la consistenza. La consistenza che tante volte della polpa di pomodoro, tante volte è un po' esagerata, dipende proprio dalle marche. Sì, diciamo che dovrebbe essere un preso, secondo me, quello, perché comunque ti mettono tanto prodotto bello. Però non in tutti, magari. Però non altro. Tutti, esatto. Io ho paura che quella la mi stia bruciando, perciò arriviamo con quella. Pizza Italiamo. Allora. Con cremina di asparagi, provolone e speck Alto Adige IGP. Comunque erano tutte sui 2 euro qualcosa adesso. Ancora prodotto da Lidl, che è distribuito da Lidl. Infatti. Adesso la tagliamo. Scusatemi, ma nel parlare prima l'ho lasciata dentro un po' di più questa. Cantina. Ciao, stai! Che vabbè, ma non è bruciata. No, non è bruciata. No, sono sopra. Ecco. Sopra no, ancora molliccio. Sono un po' la crostina, ecco. Scusatemi la cottura di questa, purtroppo nel parlare era dentro nel fornetto, ci siamo persi via nel video. Infatti ho detto, fatemi andare a controllare, perché se no... Allora, sulla carta, cioè, io guardando la confezione,
dico, questa qua è strabona. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Cioè, secondo il mio gusto. A chi piace le pizze che... farcite, perché chi va solo a vederla lì... così, è proprio il padre di un caso che deve essere buona. Vai, non dico che sia fedelissima, però dai. Allora, a Sharon che piace solo margherita, diamogli un pezzino piccolino. Vabbè, lo mangio anche magari, Perché so che te, vai, oltre alla margherita, non è che vai più di tanto. Esatto, la pizza per me è margherita. La nonna, diamo un pezzettino anche a lei. Magari quello con meno spec, nonna. Attenta, ok. Vabbè, io, no problem. Io, anch'io intanto vado con questo, dai, piccolino. Il profumo la spara di 600. Allora, la fetta, vabbè, non è altissima, vabbè, che sono quelle normali. Adesso proviamo, dai. A me non piace. Mi sembra di mangiare la pizza col pesto. Esatto. Mi fa quell'effetto lì. A me non piace. Mi dispiace. Gli asparagi dovevano metterli interi. Secondo me. Non crema asparagi. A me non piace. Mi piace quel liquido che fa quella crema qua. Non vorrei dire. Quindi a volte la confezione Inganna. Allora, sicuramente mangiarne una intera. No, non riesco. No, zero. Però non è malissimo. Adesso che ho preso un po' più di crema, però non è neanche male neanche la crema dell'asparagi. Adesso che ho sentito adesso un po' il gusto di più. Io l'ho mangiato non è malvagia. Per capire, perché un po'. No, dai. Devo capire un po' meglio. Ma che non è male. Non è male. Ma no. Adesso la sto assaggiando un po' meglio. Primo morso non è che puoi giudicare subito bene. Non si capisce tanto primo morso. Poi il gusto oggettivo, ognuno certo lo percepisce in modo diverso. L'unica cosa, avrei evitato proprio tutta sta crema di asparagi. Avrei messo magari qualche pezzo di asparagi, non proprio la crema pastosa così. Però dopo tutto l'insieme non è malvagio. Non è male, no. Non ne vado matto. No, certo. Però non è preferisco male. Preferisco la margherita sempre, se devo scegliere. Quella che aspetto di più il giudizio è Sharon, perché lei così farcite non le mangia mai, perciò... Ma è gustosa. No, dai. Qua. Non è malvagia. No. È solo che la cremina. Dopo vediamo cosa dice anche il Jay. Boh. È solo proprio quella... quella cremina lì che è un po' così. Però... dopo ti lascia un buon gusto, non è malvagia. No, ma se lo senti anche dell'olio comunque, o sbaglio? No, olio no, forse sai cosa, è la cremina lì che rimane un po' pastosina, un po' lì mollicina. Ma sai, io sono particolare con gusti, ho mangiato anche lo spezzo. E infatti, non è male. Strano, non lo mangia mai. Non è male? Non se lo dico io. Saporita. Cipolla, olio di semi di girasole, olio di oliva. Però dai, non è così, no, ti lascia un buon gusto. Non lo so, non mi dispiace del tutto. Vabbè, una quantità di asparagi c'è, oltre che la crema. Vabbè, saranno I pezzi non li vedo, è tutto cremoso lì. Per quello che ti dà un po' in bocca, all'inizio sembra ti dà quell'impressione di pastosino lì, di molliccio. Perché con la cremina lì non secca, rimane molliccia. Però dopo quando continui a mangiarla, non dispiace come gusto. No, non è male davvero. Alla nonna vedo che gradisce, gli piace. Io... perché mi dispiace, ma non è gusto, cioè non è io, il gusto che piace. Io la sufficienza gliela do. Anch'io. Io no. Sì. Io 5, proprio... 6/6.5, sì. Ma dai, io perché 6, comunque io lo do. Non 6, è male. Sì. Per adesso la mia migliore è la Cameo. È la Cameo. Quella 4 formaggi è piaciuta, però anche a me. Quella 4 formaggi, io devo mettere le scala, dico 4 formaggi, Cameo e poi il resto, le altre, le metto più o meno tutte... lì a livello, dai, diciamo. Anch'io. Così. Nonna, la tua preferita? 4 formaggi e questa. E questa? A te è piaciuta tanto questo, visto? Come la Cameo. Perché Cameo è saporita. Io 4 formaggi Cameo, tu 4 formaggi Cameo e il resto? Il resto più o meno. Come sì. Me, più o meno, un po' a livello. Ma dai, comunque, non è malissimo. No. Jason, anche se sei lì, di la tua. Boh, non lo so. Ne hai provate anche te dopo. Questa qua era buona. La Cameo? No, ma quella non è Cameo, Finita la Cameo. Ah, no, la faccio. Ma quella di prima non era Cameo. Però va bene, dai. Giuseppe, questa era meno... Però adesso che ho riprovato la fettina, mi... Però io rimango così, la scala è quella. Perciò... Basta, non ce ne sono più, amore. Adesso, lo mangiamo. E adesso, fateci sapere nei commenti, mi raccomando, se vi piacciono questa tipologia di video, perché io avevo in mente di fare anche qualcosa di dolce. Tipo le brioche. Ci fanno ingrassare. Ci sono delle brioche ormai che sono...
nel web in giro tutta maniera, però volevo fare anche quello. Dobbiamo tenere i prezzi perché secondo me è molto interessante vedere. Lo so, hai ragione Sara, era importante dire anche i prezzi. È la prima volta, dai. Però tu non passavano i 3 euro né una né l'altra. 1,95 la pala, quella me lo ricordo. È perché segue il suo prezzo, piccolino. È piccolino. Vale anche poco, la Cameo 2,69 euro perché era in offerta, altrimenti costa di più. E questa alta, anche quella 2 euro qualcosa. Non è, purtroppo, scusatemi, la prossima volta vedremo di fare i prezzi. Niente, salutiamo noi. Finiamo di mangiucchiare. Così assaggia anche Jay, anche questa. E niente, fateci sapere nei commenti al prossimo video e ne faremo, spero, altri, dai. Bacioni, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.